Il calcio che si guarda intorno, che non si sente un corpo separato dalla società. Che ne dice Riccardo Cucchi, che alla sua domenica sportiva ha impresso uno stile, per così dire, dalla prospettiva sociale? Ma io credo che sia necessario, sia fondamentale che il calcio riesca ad uscire dai suoi confini del campo, perché se lì rimanesse io credo non avrebbe un grande futuro. Credo che il calcio debba capire, ma penso che si capisca ormai molto bene, anche gli interpreti lo hanno capito molto bene, che c'è una società intorno, che il calcio non è altro che una componente di questa società. È un gioco, è vero, ma attraverso le modalità di questo gioco si possono trovare valori importanti e diffondere valori importanti. Pensa quindi che i calciatori italiani anche abbiano compreso questo messaggio? Me lo auguro soprattutto, anche perché io credo che il livello medio di cultura del calciatore italiano e non solo sia un po' cresciuto, no? Quindi sono giovani ormai che sono inseriti in un contesto che ovviamente travalica anche i loro stretti confini dello spogliatoio. Mi sembra di vedere intorno ragazzi più consapevoli anche del loro ruolo importante, anche del fatto che sono comunque degli esempi per i più giovani. E tra l'altro sono ormai le squadre, anche quelle italiane, sono ricche di varie nazionalità, di origini, quindi anche verso i loro compagni di squadra questa apertura potrebbe essere un buon segnale. Una ricchezza. Io sono sempre stato convinto che la diversità sia una ricchezza. Mi piacerebbe che tutti ne fossimo consapevoli, sappiamo che non è sempre così, c'è un dibattito aperto, ci sono opinioni diverse. Credo che sia una grande ricchezza la diversità. Ed è tutto evidente che da un punto di vista tecnico uno dei problemi del calcio italiano è che avere molti giocatori non italiani significa evidentemente impoverire i nostri vivai e probabilmente anche impoverire le nostre nazionali. Io sono però convinto che i più giovani italiani possono essere in qualche modo stimolati dalla competizione provocata da giocatori stranieri di valore. Quindi invito i più giovani a competere agonisticamente con i giocatori stranieri più forti, ma ad accettarli, perché io credo che il calcio, lo sport soprattutto, possano insegnare che questo mondo è un mondo che non ha bisogno di confini. I confini sono confini mentali, culturali, politici, in realtà non c'è bisogno di avere confini. Quindi lo sport ha già aperto comunque alla questione dello Ius Soli, per cui si manifesterà a Roma questo sabato 21 ottobre. Come ci relazioniamo a questa questione? Ma è strano, è singolare, divertente, da un certo punto di vista anche parossistico, paradossale, che il calcio abbia in qualche modo risolto il problema dello Ius Soli, perché per fortuna nelle nostre nazionali sono sempre più frequenti nuovi italiani, voglio definirli così, ragazzi nati in Italia da genitori non italiani. Quindi lo sport nel suo complesso e anche il calcio è stato capace di cogliere questa novità, è stato capace di attribuire valore morale, etico, ad accogliere diritti, istanze di diritti. La società italiana nel suo complesso è un po' in ritardo. Abbiamo centinaia e centinaia di bambini, di ragazzi nati qui, magari neanche mai stati nei loro paesi di origine, che parlano italiano come noi, meglio di noi in qualche caso, che conoscono le nostre regole, che conoscono magari anche la nostra Costituzione, ma che non sono italiani, che vivono in un limbo nel quale evidentemente si sentono in difficoltà, esclusi in qualche modo. Beh, io credo che si debba superare questa difficoltà. Le battaglie per i diritti non sono state mai facili, lo sappiamo. Prima del suffragio universale c'era chi non era favorevole al suffragio universale. Pensate che le donne hanno votato soltanto nel 48, e prima di quella data le donne non votavano e molti erano contrari. È evidente che ci sia qualcuno in questo momento contrario allo Ius Soli, perché le battaglie per i diritti sono battaglie che bisogna fare con il tempo, bisogna promuovere cultura, ci vuole pazienza, ma non c'è altra strada. Lo Ius Soli è un diritto.